Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale e buon anno, è la prima volta che mi faccio vedere su questo canale per il 2022 e vi ringrazio per quello che è stato il primo video del 2022, ovvero lo Zero Play di Ratchet & Clank Rift Apart. Vi ringrazio un sacco per tutti i commenti, i complimenti, tutte le cose che avete scritto e del supporto che mi state dando. Ma oggi siamo qua finalmente per tornare su Crash Bandicoot 1, che l'avevamo abbandonato prima di Natale, ma ora è giunto il momento di continuarlo e andiamo subito a fare Heavy Machinery. Siccome ho dovuto lavorare sullo Zero Play per praticamente tutte le vacanze di Natale, poi mi sono preso un periodo di pausa, è giunto il momento di rimettersi a fare questi gameplay di Crash. Addio mamma mia. Poi voglio passare ai gameplay di Crash 4, ma non solo, c'ho anche tanti altri video da fare. Aiuto, mamma mia che culo. Tra l'altro in questo video non mi sono preparato argomenti da trattare, quindi sarà penso un gameplay proprio vecchio stile dove io gioco e montaggi a casa. Ma c'è un sacco di luce azzurra. Vabbè, bene, bene, ci piace l'azzurro. Fermo, vabbè, si comincia bene. Vai. No, però posso ricominciare senza riavviare perché... Benissimo. Beh, cosa succede? Finché non si arriva al checkpoint non c'è il rischio di perdere tutto, quindi... Però Dio. Non so più giù. Va bene, c'è il livello di brio. Ok, avevo già prese due, non mi ricordavo c'era il livello di brio. Vabbè, l'importante è quello di Cortex. Da superare quello di Cortex perché c'è la chiave. La chiave che lo apre. Allora, questo livello a me mi ha sempre fatto cazzo. Non lo so, c'ho sempre, non mi è mai garbato, non lo so perché. Bellissima l'edizione, la revisione, insomma, la riedizione che hanno fatto con l'Encendi questo livello però, con tutte le luci verdissime che escono da... No, le luci, insomma, la robaccia verde che esce dal muro, è luminosissima, è rimasta proprio impressa. Attenzione, olè! No, va bene. Questo platform così bello, mamma mia. Tra l'altro questa, la terza isola, insomma, è bella piena di livelli abbastanza ignoranti che mettono a dura prova l'abilità del giocatore di Crash 1. Quindi vediamo dove si arriva con questo gameplay. Ma spero di... Oddio, c'è anche Cortex Power. Vabbè, vediamo. Oh, no. Aspetta. Ma ti guarda bello. Quanto è dettagliato. Nonostante sia di 200.000 anni fa sto gioco. Ma perché... No, non la prendo la gemma. No, invece sì. Allora, ho rifatto tutto. Però se rimuoio, Ti prego, Uka, Aku. Ma perché è? Ma lo conoscerò Crash? Eppure continuo a chiamare Uka Aku. Lo so che si chiama Aku. Eppure oh, è mio phone, mi sbaglio sempre. Perché si vede alla mente più semplice dire Uka di Aku. Ma che casino, ne so. Va bene. Tra l'altro, volevo parlare di questo, insomma, che... Ovviamente. Oh, ecco, qua avrei preso 3 Uka. 3 Uka qualora non fossi. Non mi avessero. Ah no, invece ce l'ho uguale, perfetto. Dicevo, ovviamente le notizie su un nuovo Crash languono totalmente. Non si sa niente. Wumpa League, ovviamente. Speravo che entro la fine dell'anno scorso dicessero qualcosa. E invece niente. Va bene. Io, guarda, sono abbastanza fiducioso che da qui alla primavera qualcosa venga fuori, soprattutto magari per quanto riguarda PlayStation, questo fantomatico nuovo State of Play che deve arrivare. Deve uscire tutto su PlayStation, Horizon, devono arrivare notizie su God of War. Quindi insomma, non morire. Non sei morto. Beh. Ma tanto brio non ci interessa. Brio è semplicemente un bonus per i cattivi. Quindi non serve per i competitivi. Tra l'altro mi ha lasciato le maschere. Bene. Ci fa piacere questo semplicistico approccio alla vita che avevano nell'era antica, preistorica. Attenzione. Gli sviluppatori, Andy Gavin e Jason Rubin, che ci hanno donato di questo. Ma che casino è? Guarda che casino. Allora, dai, il peggio è passato questo livello. Se non sbaglio finisce proprio ora, quindi si dovrebbe essere... Dovrei essere riuscito a prendere tutto. Quindi ok, passiamo direttamente a Cortex Power. E poi c'è Toxic qua. Vediamo se si arriva a Pinstripe con questo gameplay, eh. Ok, preso tutto, perfect, benissimo.
Bene, Cortex Power. Cortex Power non si può completare senza la gemma blu o verde. No, blu. Quindi mi sa che conviene andare direttamente verso la fine, perché non si può completare. Poi si guarda, ma non credo di avere la gemma blu. Vediamo. Sì, taglio direttamente perché tanto andrà rifatto. Tra l'altro questo livello è uno dei, secondo me, più riusciti di tutto il gioco, perché... ecco, vedi la gemma blu. Beh, quindi è inutile, non si può completare sto livello. Si può solo andare alla fine e basta. Prendi un po' di vite magari. Questo livello è bello soprattutto perché c'ha questa telecamera dall'alto, che cambia un... cioè è l'unico livello di tutto il gioco che c'ha questa camera dall'alto così. Molto bella. E è un livello abbastanza complesso perché è molto labirintico, c'è tutte queste diramazioni, è bello. Secondo me è un po' un unicum in tutta la storia dei primi tre Crash. C'è una complessità che forse in un livello della giungla di Crash 2, non mi ricordo quale, c'è una complessità simile. Però sto lì anche unito al fatto dell'ambientazione con l'acido. È bello. Mi ricordo da piccino mi faceva pena e non mi garbava proprio perché era effettivamente difficile. Però crescendo l'ho apprezzato di più proprio perché è molto, molto ricercato. E mi pare di aver letto che è uno dei primi anche che hanno realizzato qui in Naughty Dog. Vabbè, casse, tanto si poteva completare. Non mi ricordo però dov'è la gemma blu. Forse in quello dopo. Generator Room. Generator Room, se non sbaglio, ti dà la gemma gialla. Se non sbaglio, però è difficile ricordarsi, Ora questo qui ovviamente non è una guida, questo gameplay è semplicemente, è stato un gameplay di ripartimento, di ripartenza del canale. Ha funzionato, sono contento perché comunque sta andando bene il canale, sono contento, soprattutto come vi ho detto prima anche lo Zero Play sta andando bene. Certo, Zero Play l'ho fatto per tenerlo lì e spero andrà nel tempo, insomma è un video che nel tempo resterà lì, macinerà piano piano, spero, mi auguro. Però insomma questo Crash mi ha aiutato a ripartire. Mi garberebbe anche fare gameplay del 2, però mi sa che è meglio dare la precedenza ai gameplay di Crash 4, perché a parte che siamo in ritardo, a parte che comunque la gente poi secondo me lo può vedere questi gameplay, quindi ho paura che dall'1 passo direttamente al 4, il 2 e il 3 li rimando, non so se li farò davvero. Non so quanto effettivamente ci sia bisogno di fare gameplay di Crash 1 e del 3, di Crash 3, Crash 2 e 3. Mi garberebbe farli, però effettivamente non so quanto abbia senso farli questi gameplay di Crash 3 e 2, però penso siate d'accordo con me che quelli del 4 hanno più precedenza. Ora li sto facendo giusto per completare la serie, se no avevo già iniziato a fare quelli del 4. Comunque sia, è sempre bellissimo. Benissimo, non si salva. Bene, partito il salvataggio, perché il bonus in realtà è un modo per salvare. Non ti dà nient'altro, vabbè, le vite, ma poi nel momento in cui spengi perdi tutto, quindi ok. Tensione, dai, non devo morire, Devo prendere tutte le casse, ma non devo morire. Questo livello, che poi non mi ha capito se è ambientato sott'acqua, perché c'è questi cosi che poi hanno, se non sbaglio, queste palle gialle le hanno riciclate nell'ambientazione sottomarina di Crash 3. Ora che ci penso, vero? Nei livelli sottomarini ci sono queste palle gialle, mi sembra, a me forse mi sbaglio, o sono simili, non lo so. Allora, siamo quasi alla fine, ma tanto muoio, non posso arrivare in fondo senza morire, è proprio fuori discussione, perché... Va bene, però sei una merda, mi tocca rifare, non c'è speranza. Qui bisogna prendere la gemma gialla, rossa è Slippery Clan, qui c'è la gemma gialla. La gemma gialla o arancione, ma una gemma c'è, colorata, però vediamo. Se vuoi riuscire, ho paura che ci saranno dei tagli. Uno, mamma mia. Ti mette sotto pressione questa cosa che se muori, cioè, state attenti proprio. No, tutto da rifare. Com'è inquietante Cortex. È bello. Cioè, non lo so. L'ho sempre trovato inquietantissimo quel Cortex lì. Che secondo me ha esattamente l'effetto che volevano dargli. Cosa che invece l'Insane mi pare era un po' più. Secondo me molto gliel'ha dato anche il fatto che era pixelatissimo. Però, attenzione perché questa pedana casca dopo pochi secondi. Credo ti dia, 10 secondi, poi casca, sta a vedere? E cade giù. Ok.
cosa. Bisogna stare attenti anche quando si frulla in aria, perché ti scivola poi, eh. Cioè, se ti atterri mentre frulli, ti scivola. Ok. Dai, dai. Niente, non sono più abituato con questo padino piccino. Mi scivola diti anche lì, mi scivola tutto. Va bene, no, prendi acqua. Aia. No, madonna, sono una merda. Mi sa che non si arriva, pinstripe. Bene, ho rotto la scatola di Tauna in lontananza. Vediamo se ci arrivo stavolta, per favore. Tonna, ragazzi, mori. Vai così, vai. Vedi, devi andare veloce, cattivo proprio. Su. No, passa, è lui che dà noia, vai via, bravo. Ora, perfetto, ora. No, perché? Ora vado in fondo, chi se ne frega. Cioè, basta. Perché non è saltato? Io non lo so. La piglio più la gemma, chi se ne frega. Vabbè, allora via, proviamo un'altra volta. Oh, non ho preso acquaco per sbaglio, va bene. Ho rotto la scatola, l'ho lasciato lì, va bene. Cioè, non va bene, però. Mamma mia, che tensione. Salta. Sì, destra. Mami. Ora c'è l'ultimo pezzo, se non sbaglio. Vediamo. C'è tutti i sarti, esatto. Dai, ti prego. Madre. Ecco, perfetto. Questo qui non ti brucia, ma bisogna stare attento perché ti butta di sotto. E anche questo. Benissimo. Dai, salta. Dai, sì. Deve finire la batteria proprio nel momento in cui finisco il livello. Va bene, comunque. Ecco Crash che ora arriva al Wumpa. Aspetta, arriva. Bene. Però va via tutto il viola. Vediamo se mi ha dato sta cazzo di gemma. Spero di sì. T'avevo mancato una cassa, stavedevo. Sì. Vediamo che gemma è, che non mi ricordo. La gemma non gialla, la gemma ocra, la gemma arancio, che è l'unica della serie, perché poi l'hanno levate. Perché in questo gioco sono 6 le gemme colorate, poi nel 2 e nel 3 sono 5 e basta. E questa gemma qua sparisce. Toxic Wast forse c'ha la gemma gialla a sto punto, visto che quell'arancione era qui. O forse c'è la gemma. Forse c'è la gemma blu, ora che ci penso. Perché loro hanno messo le gemme colorate tutte nell'ultima isola. A parte quella verde, che si è già presa, non mi ricordo dove. Sì, probabilmente le gemme le misero un po' a caso. Dissero, vabbè, mettiamole in fondo, perché così i livelli uno. I livelli dove la. I livelli dove è richiesta la gemma colorata si mettono tutti prima, così poi uno arriva in fondo, li sblocca e deve rifarsi un po' i livelli vecchi. Sì, ci sta, però insomma è un po' sbilanciata sta cosa, che sono tutte in fondo, tranne quella verde. Ma va bene. Vaffanculo. Va bene, non ho preso checkpoint, si può ricominciare. Sto livello mi è sempre garbato tantissimo. Che poi anche questo è molto, molto originale rispetto a tutti gli altri, perché c'è appunto questo dirizzone senza curve dove devi semplicemente evitare i barili. Mi è sempre garbato sto livello lì. Tensione, vai. Ma allora sono un incretino sono. Oh, bene, checkpoint, ecco ora. Ma perché oggi mi incricco con le parole? Da ora in poi non devo più morire, se no devo rifare tutto. Che poi sta roba verde cos'è? C'è chi dice che sia nitro, sia la roba nitro, la roba esplosiva che poi verrà messa nelle casse nitro. In realtà io penso fosse stata concepita come semplicemente roba tossica, acido. Però è vero che ci sta questa idea che sia Cortex a creare le scatole di nitro e quindi lui effettivamente sta creando la nitro. Ecco! Ma tu come ho fatto? Non lo so. Però, insomma, secondo me anche sti cazzi, capì cos'è sta roba verde. Palesemente robaccia che fa male, quindi ci basta questo. Attenzione! Bellissimo. Mamma mia. Cerchiamo di non morire, perché potrebbe
io non so se ci sia il segno in terra di dove atterrano i barili qui. Fa vedere? No, l'hanno messo nelle insegne, qua non c'era. Ah, oddio. Sbo. Beh, no, vabbè, ma com'è possibile? Che svettavola sta musica, bene! Ecco quelle rimbarzose, no? Non arrivano? Ma sì che arrivano. Eccola. Attenzione. Dum, via. Mamma mia. Veni. Cosa? Dove? Cosa tocca? Ma no, via. Mori! Questi corridoi angusti. Eccolo, ho sbagliato. Sbo, via. Mamma mia, non so come ho fatto. Attenzione, mori. Dai, allora, ecco, perfetto. Mamma mia, qui vengono dopo l'arte. Bene. Sbo, via. Ecco, vai. Tauna, salvaci. Sta a vedere che lavoro è ora. Che bonus. No, non è vero. Pensavo peggio. E invece no, peccore, esplode tutto. E ora se dopo c'è Pistripe per salvare, dove salvo io? Dove salvo? No. Andiamo. No. Doom. Via. Doom. Madonna. No, qui non si può fare. Porca puttana. Bisogna arrivare qui con Ukau. Aku. Ma cos'è oggi? Ma il pezzo finale. Mamma mia. Benissimo. Ignorante, ma è giusto così. Siamo all'ultima isola. Benissimo, niente Aku. Accidenti. Non prendo le mele. No, invece sì, invece si vuole le mele, voglio le mele. Aku, ti prego. Posso saltare in testa? Sì. Ah, bello. Vai. Mori. Vai. Tauna. Vabbè, c'aveva Aku, me l'ha bruciato. Tra me nessun venivo da Tauna. Vabbè, almeno si salva, dai. Vai. Vai! Sì! Dimmi che ho preso la gemma! Gemma blu, se non sbaglio! Gemma blu! Che poi se è la gemma blu bisogna rifare Cortex Power, quindi... gemma blu! Tada! Pinstripe! Facciamo pinstripe! Pinstripe! Che bellezza! È bellissimo pinstripe! Colpisci! Io da piccino non lo sapevo che si poteva colpire anche mentre lui andava. Io aspettavo che lui smettesse di sparare, perché gli si rompe l'arma e gli si inceppa e sta lì così. Aspetta, vediamo se lo fa. Gli si inceppa e lo puoi andare a colpire. In realtà lo puoi colpire anche mentre si sposta. Io da piccino non lo sapevo, quindi aspettavo sempre che gli si inceppasse. Come vedi non gli si inceppa mai, quindi sta un'ora a tutte le volte. Ma gli si inceppa più. Ma allora hai rotto coglionzi. Mamma mia. Perché non gli si inceppa più? Basta! Ora salta sul tavolo, vedrai? No? Ma... che storia è questa, scusami? Mi si deve inceppare. No, ora io aspetto che gli si inceppi. Oh, lo vedi? Quando ero piccino mi aspettavo sempre così, perché avevo paura che... cioè, non lo sapevo, si potesse colpire anche mentre saltellava. E quindi durava 7 volte di più questo scontro. Pinstripe è sempre stato uno dei miei preferiti. Peccato che poi appare solo in CTR. È sempre stato cacato poco come personaggio. Ma magari anche proprio sapevo... non lo so, della lore, della backstory su Pinstripe... degli episodi. E che sono un bel personaggio. Perfetto, rompe tutto. Ci abbiamo fatta la prima, incredibile. Ma forse perché c'ha sto fatto di essere legato ai gangster, che non è mai apparso in altre cose. Non so. Che si fa? Si fa The High Road o si fa quell'altro? Io.
Tra l'altro questo è bello tosto. Proviamo a farlo, vediamo un po', vediamo. Tra l'altro non mi ricordo se si possa completare al primo tiro questo lì. Forse sì, perché di gemme ora ce n'è un po'. Nell'altro livello del ponte sospeso, come si chiama? Way to Nowhere, che, insomma, il primo, c'è la gemma rossa, quindi bisognerebbe rifarlo. Quindi bisogna fare un episodio col completismo di tutti i livelli precedenti a sto punto. Eh sì, perché ora abbiamo sbloccato diverse gemme da prendere, quindi sì. Sì, ok, non sarà una cosa semplice. Ok, dovrò fare diversi video, allora va bene, pazienza. Attenzione. Qui tra l'altro si potrebbe andare anche sul filo, ma sti cazzi. Su! Bravo me. Ok, bene. Ok, bene. C'è Town anche qui. Allora. Benissimo! Ah, non la dovevo frullare. Vediamo se la becco. Mamma mia. Bene, ho paura, mi sto cacando perché se sbaglio veramente. Allora, devo fare in modo che la tartaruga stia in cima. Che culo. Mamma mia. Madonna. Che patema. Poi non ho mai capito perché le tartarughe non rompano le assi di legno mentre io sì, ma va bene. Logica dei videogiochi. Videologica. No! Vediamo. Perché comunque questo livello è bello, ne vale la pena. Mamma mia, il platino sulle insegne, questo qui, la prova a tempo di platino. Mamma mia. Penso sia la più difficile di tutto il livello. Oltre, vabbè, a parte Slippery. No, Slippery Climb, Stormy Ascent. Lo trovate qui sul canale, il mio platino di Stormy Ascent. Dai! Su! Che culo! Mamma mia! Perdo 3 o 4 battiti a volta proprio. Mamma mia. No! Il cinghiale de Hog! Calma. Sangue freddo. Madonna! Bene, bravo. Bravissimo me. Male me. Madonna, credevo di aver sbagliato. Bene. Vai. Ti prego, ma poi ti prego chi? Chi è che devo pregare? Bene, meno male che il cinghiale quando lo passi lui te ne va. Cioè non ti torna indietro che stasi perché. Vabbè. Cioè è giusto. Oggi, oddio, certi sviluppatori l'avrebbero fatto tornare indietro, Però va bene così, è giusto che sia così. Attenzione perché qua su c'è una scatola. Bene. Scatola bastarda. La scatola ha la Crash 4, però se ci fai caso te la fa vedere da lontano. Invece Crash 4 difficilmente te le fa vedere da lontano. Ti prego chi? Non lo so. Chi sto pregando? Il mio. Non lo so, il mio dio personale, non lo so. Su! Non sbagliare ora? Sì! Oh. Dai! Dimmi che ho preso tu, sì. Qui non c'è la gemma colorata, c'è una gemma normale, vero? Fine, abbiamo finito. Slippery Climb no, si fa la prossima volta, si inizia proprio a bomba con Mystery Climb. Andiamo a vedere. Dunque, manca questa. Quindi uno, poi... Mamma mia, Sunset Vista. Tre... C'è da fare anche questo. 4. 5. Qui serviva quello giallo. 6. 7. 8. 9. 10. Però alcuni sono semplici. Sì, secondo me si possono mettere tutti nello stesso video. Un video finale con tutte le gemme. Ci avrei un po' la tentazione di fare questo qui. Proviamo a fare questo. Così
Ce lo leviamo. La versione difficile di quello del coso. Del cinghiale. Vediamo se si riesce. Questo non me lo ricordo neanche. Dai. L'ha presa la scatola. È arrivata in ritardo, ma l'ha presa. Si sa perché. Boh, vabbè. Bene. Madonna ragazzi, che ansia, su, giù, su, sì, salta, mamma mia, sì, preso, sì, fatto, ah, è bastato impegnarsi. E un'altra gemma al nostro arco. Ma allora andiamo a fare anche quell'altro cinghiale. Scusa, no. Questo io l'avevo preso. Perché l'avevo preso? Giustamente bisogna correggere gli errori fatti in passato, così rifacendo il livello, ovviamente. Bene. No, non ho lasciata una. Sapremo presa. Sapevo. Una scaffanculo. Dai, sì. È fatta. No, ma perché tutte le volte dico è fatta e non è vero? Sì. Vai! Oh, patema totale superato. Grazie di questa gemma aggiuntiva. Meno male. Bene, dai, basta. Va bene, allora restiamo così, che il prossimo episodio completeremo la storia, tutti i livelli della terza isola, e poi in un altro episodio andremo a fare tutte le gemme arretrate che mancano da prendere. Ci vediamo al prossimo episodio, inizieremo da Slippery Climb, sarà veramente un bagno di sangue, me l'aspetto, me lo auguro a questo punto. Grazie a tutti per essere ancora qua dopo anni, non lo so, vabbè, grazie. Iscrivetevi se non avete ancora fatto, mettete un pollicione su perché è importante e attivate la campanella, perché se non attivate la campanella non vi arriva la notifica, e invece è molto bene se vi arriva, è molto importante, così non vi perdete video. Tappino! Super, ciao ragazzi, alla prossima! Ma cagare!